Buonasera. Buonasera. Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Ha inizio l'incontro del Presidente della Repubblica con una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria in occasione del 202° anniversario della sua Costituzione. Prende la parola il dottor Francesco Basentini, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Grazie. Signor Presidente, desidero innanzitutto, a nome mio e dell'amministrazione che ho il privilegio di rappresentare, esprimerle profonda gratitudine per averci ricevuto in occasione del 202° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria, come segno prezioso del riconoscimento ed apprezzamento per la storia e l'impegno del Corpo. La Polizia Penitenziaria svolge compiti specialistici che ne definiscono l'identità, la missione e l'unicità fra le istituzioni della Repubblica. Le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, signor Presidente, operano per garantire la legalità e la sicurezza dentro e fuori gli istituti penitenziari. Oggi più che mai gli agenti e gli ufficiali della Polizia Penitenziaria si trovano ad affrontare con impegno e dedizione la critica situazione in cui vive la popolazione detenuta e gli istituti, mostrando un'umanità e una forza degna del nostro Paese. I nostri uomini portano avanti i propri compiti, orgogliosi dell'uniforme che indossano e fieri di far parte di un'istituzione indispensabile per la sicurezza del Paese. Nonostante le gravi carenze di organico e uno stato di disinteresse in cui sovente la Polizia Penitenziaria è stata lasciata. Le iniziative attuate nel corso dell'anno 2018-2019 a favore della Polizia Penitenziaria sono state volte principalmente a rivisitare le piante organiche, ad incrementare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale e a predisporre attività finalizzate a promuovere l'immagine del Corpo per il ruolo svolto nel garantire sicurezza, legalità, umanità e solidarietà. In 15 anni la Polizia Penitenziaria ha dovuto rinunciare all'11% del suo organico, signor Presidente. Nell'ultimo anno l'impegno è stato rivolto a promuovere un piano di assunzioni ordinarie e straordinarie che consentirà all'amministrazione penitenziaria di assumere entro il primo trimestre del 2020 circa 3.000 unità. Sono stati immessi in servizio 971 vice ispettori del Corpo e sono state attivate le procedure per il concorso straordinario per titoli a complessivi 2.851 vice sovrintendenti. Complessivamente da giugno 2018 è stata erogata la formazione iniziale per 2.775 agenti di Polizia Penitenziaria che sono stati immessi nel ruolo dopo anni di blocco delle assunzioni. Alla formazione del personale l'amministrazione ha dedicato particolare attenzione al fine di dotare gli appartenenti al Corpo di strumenti tecnici ed operativi all'altezza della complessità delle molteplici e specialistiche funzioni svolte. E nell'immediato futuro anche la Polizia Penitenziaria potrà fruire di importanti dotazioni tecnologicamente avanzate per rendere sempre più efficiente ed efficace la sua missione. Sono stati avviati inoltre corsi di formazione per i ruoli tecnici, biologi ed informatici, per istruttori cinofili antidroga, per istruttori di tiro, guida e difesa personale, corsi scorta e sicurezza, nonché corsi per operatori di diritto umanitario internazionale, ci tengo a sottolinearlo, per dirigenti e funzionari di Polizia Penitenziaria in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Sono stati avviati corsi di formazione anche per il personale in servizio presso le articolazioni della giustizia minorile per la comunità, con l'intento di riconsiderare le pratiche educative e di sicurezza e di rinnovare intese professionali ed organizzative per affrontare conflitti e urgenze poste dalle devianze giovanili. Doveroso accenno va fatto anche al riordino delle carriere, signor Presidente.
L'amministrazione penitenziaria si è battuta per ottenere i riconoscimenti alla dirigenza del corpo e ai ruoli direttivi, unitamente agli altri ruoli, quali quelli degli ispettori e dei sovrintendenti, nonché del ruolo degli agenti e degli assistenti, a supporto dei processi di sicurezza e di conoscenza della persona. Nel corso dell'anno si è inoltre consolidata l'integrazione con le altre istituzioni, oltre all'assegnazione a breve di un nucleo di 20 unità che entreranno a far parte della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, l'amministrazione sta lavorando ai tavoli tecnici per la creazione di nuclei di polizia penitenziaria presso le procure della Repubblica e presso le procure generali, nonché presso i tribunali di sorveglianza. Si auspica per il futuro la previsione di nuove specializzazioni. Si pensi ai ruoli tecnici dei medici, degli psicologi, dei tecnici delle lavorazioni penitenziarie e così via. Signor Presidente, come avrà visto, i compiti della polizia penitenziaria non si esauriscono nella mera vigilanza, ma si estendono alla conoscenza della persona detenuta, osservata nei suoi comportamenti individuali e di relazione, e all'offerta di ogni sostegno utile a prevenire il rischio di recidiva. È indubbio a tal riguardo che l'avvio al lavoro sostenuto e accompagnato dalla polizia penitenziaria rappresenta lo stimolo maggiore al ritorno con dignità nella società libera. A tal proposito è doveroso accennare al lavoro di pubblica utilità, un modello operativo ormai esportato anche a livello internazionale, che conferma la bontà del percorso intrapreso, certamente ad incoraggiare che non sarebbe realizzabile senza l'indispensabile contributo dei poliziotti penitenziari che accompagnano i detenuti fuori le strutture di reclusione. Mi consenta, signor Presidente, di rivolgere un doveroso e commosso pensiero a chi ha pagato con un alto tributo di sangue la fedeltà alla Repubblica. Dal dopoguerra sono 60 gli appartenenti al disciolto corpo degli agenti di custodia e al corpo di polizia penitenziaria caduti in servizio e vittime delle violenze della criminalità organizzata e del terrorismo. Alla memoria dei nostri caduti, il prossimo 3 luglio sarà intitolato un viale all'interno di Villa Torlonia, qui a Roma. Signor Presidente, le porto i ringraziamenti di tutto il personale della polizia penitenziaria per l'attenzione che ella ha sempre dedicato. Le donne e gli uomini delle forze di polizia che rappresento saranno sempre fedeli alla Repubblica, alla Costituzione e ai valori che lei, signor Presidente, rappresenta per tutti noi. Grazie per la sua vicinanza e considerazione, Presidente. Forza, Polizia Penitenziaria, forza la nostra Costituzione, e viva la nostra Costituzione, e viva l'Italia. Grazie. Prende ora la parola il Presidente della Repubblica. Benvenuti al Quirinale. Poc'anzi con il Capo Dipartimento abbiamo avuto un colloquio come sempre interessante. È il secondo a distanza di poco tempo sui vostri compiti, sul vostro ruolo, sulla responsabilità che avete sulle spalle. E poc'anzi il Capo Dipartimento ha via via enumerato, indicato, ricordato le varie funzioni cui fate fronte, che sono un panorama articolato, complesso, e sono funzioni che svolgete in conformità alla Costituzione, che appunto non si esauriscono nella vigilanza. Certo, il contributo dato all'ordine e alla sicurezza del Paese, dentro e fuori gli istituti, è importante, è un compito fondamentale. Si affiancano a queste una serie di funzioni e di attività, tra le quali spicca quella del sostegno al percorso di rieducazione dei detenuti, sempre cercando di trovare in ciascuno di loro l'impegno per un percorso migliore, per una ricollocazione nella società serena e normale. Sono compiti impegnativi, complessi, perché appunto la molteplicità di funzioni e la specializzazione di molte attività
rende complesso la quantità, l'espletamento del vostro lavoro. È anche reso più complesso dalle condizioni di difficoltà dovute al sovraffollamento carcerario, che rende più complicato ancora il lavoro, lo svolgimento del lavoro. E questo richiama la responsabilità delle istituzioni per assicurare condizioni migliori nel sistema, nel panorama carcerario. Ma tutte queste funzioni che voi svolgete richiedono professionalità, senso del dovere, abnegazione. Sono compiti che sono caratteri del vostro compito, del vostro lavoro particolarmente importanti, che si trovano di fronte a condizioni di disagio, di sofferenza delle persone detenute. Il capo di dipartimento poc'anzi ha ricordato i caduti in servizio. Anch'io vorrei rivolgere a loro un ricordo davvero commosso. Ricordo anch'io alcune figure di vostri colleghi vittime della criminalità organizzata o del terrorismo. E questo fa presente quanto sia importante il contributo che il corpo ha fornito in questi anni, in questi numerosi anni, alla vita del nostro Paese e continua a fornire alla vita del nostro Paese. L'iniziativa di dedicare un viale a Villa Torlonia ai caduti del corpo è particolarmente apprezzabile, è davvero di grande significato. Qualche settimana dietro ho assistito alla prima proiezione del docufilm dei giudici della Corte Costituzionale negli istituti di pena, nel dialogo con i detenuti. È interessante, è anche di grande impegno quello che è avvenuto e quello che viene raccolto in questo documento visivo. Ma quello che emerge con forza lì è il ruolo degli agenti del corpo. Il vero protagonista è un vostro collega in quel docufilm, che appare costantemente, non soltanto nell'accompagnamento, ma nelle considerazioni. E i giudici della Corte sono recati negli istituti. Emerge il compito decisivo che voi svolgete negli istituti di pena. Ed emerge in tutto lo spettro dei compiti che vi sono assegnati. E lì emergeva molto naturalmente il compito di concorso e sostegno alla rieducazione, alla speranza di ricollocamento, di recupero. E questo riguarda naturalmente, come lei ha ricordato poc'anzi, aggiornamento, continua collaborazione anche con gli educatori che nel sistema penitenziario si impegnano in questa attività. È molto importante quanto lei ha detto poc'anzi, che gli agenti del corpo hanno di fronte e cercano di comprendere i caratteri della singola persona. Mi rendo conto di come sia impegnativo e non facile in condizioni talmente particolari come quelle della restrizione della libertà personale negli istituti di pena, di come sia difficile anche per la molteplicità di caratteri e di personalità che si incontrano in quella condizione. Però quella di conoscere singole persone è un compito, è un'attitudine che arricchisce ulteriormente la vostra responsabilità, il vostro lavoro, il vostro compito e consente a molti dei detenuti la possibilità di sperare in un futuro diverso. Credo anch'io che l'ho detto poc'anzi nel colloquio, ribadirlo, occorrono alcuni investimenti, occorrono risorse, anche per rendere gli istituti che strutturalmente in buona parte non sono adeguati ai nostri giorni, più adeguati alle condizioni dei detenuti e del lavoro che voi svolgete. Ma occorrono anche nuove professionalità. Avere più medici, più psicologi, avere un po' di psicologi negli istituti carcerari sarebbe di grande importanza. Cioè occorre avere
un continuo miglioramento che l'amministrazione sta cercando di realizzare e di sviluppare, e in questo non può mancare il sostegno delle istituzioni. Vi faccio molti auguri per questo importante anniversario. E all'apprezzamento per il vostro compito vorrei aggiungere apprezzamento per le tante attività che svolgete, anche quella del gruppo sportivo, che è particolarmente conosciuta. Sono contento del documentario che vi ho ricordato, quello che riguarda la Corte Costituzionale, perché chi lo vede si rende conto della delicatezza, della difficoltà e dell'importanza del vostro compito. E di questo compito vi ringrazio, esprimendovi l'apprezzamento più grande della Repubblica. Auguri e buon lavoro. Thank you.